L'appello all'unità del centro-sinistra, lanciato da un migliaio di cittadini che si riconoscono nei valori democratici e riformisti, è rimasto un grido inascoltato. Alle amministrative di Corato, il centro-sinistra esprimerà ben tre candidati sindaci: Paolo Loizio, Corrado De Benedettis e Vito Bovino. Quest'ultimo, consigliere comunale uscente del Partito Democratico, ha scelto di fondare il movimento civico Nuova Umanità e di concorrere in maniera determinata alla carica di primo cittadino. Bovino ha raccolto anche il sostegno di alcuni big del Partito Democratico, primo fra tutti il presidente del Consiglio regionale Mario Loizzo, presente in prima fila alla presentazione ufficiale della candidatura alla quale ha partecipato una folta platea. Le risposte devono essere risposte concrete, risposte che parlano alle coscienze delle persone e soprattutto con un piglio di risolutezza, perché Corato ha tantissimi problemi, frutto di una politica nell'ultimo decennio piuttosto stanca, ma Corato ha bisogno anche di gente che conosca come funziona la macchina amministrativa. Due grossi problemi sulle quali la nostra campagna elettorale è incentrata: potenziamento del personale al comune di Corato che risolva e poi sia punto di partenza per tutta la macchina amministrativa. 42 anni, agente di polizia locale, Bovino ha raccolto il calore dei suoi sostenitori e ai nostri microfoni ha motivato la scelta di non rispondere all'appello all'unità del centro-sinistra. Molte volte è stato singolare l'atteggiamento di alcune forze politiche, qualcuno che ha atteso a nascondere le candidature, perché noi abbiamo partecipato per quattro incontri e le candidature venivano nascoste perché bisognava aspettare i tempi maturi, come se una candidatura a sindaco per una città importante come Corato potesse maturare nel giro di 2 o 3 ore, cose impensabili. E soprattutto poi da chi dalla sera alla mattina molte volte cambiava il proprio pensiero. Noi a tutte queste polemiche abbiamo preferito incontrare la gente, capire i bisogni della gente e siamo stati in silenzio, perché l'unità, piuttosto che parlarne, l'unità si costruisce anche con il silenzio. Io poi inviterò a vedere i miei amici nuovi in una competizione elettorale, neofiti sotto certi aspetti di tutte quelle strategie che da sempre nel centro-sinistra non hanno portato a buon fine.